Un'altra edizione del Miscela Rock Festival, sempre strabiliante. Eh beh, dai, ormai sono 16 primavere, direi. È bellissimo come al solito, è sempre una bella sfacchinata che ci dà però sempre belle emozioni. Insomma, la gente c'è, il tempo quest'anno super clemente, si sta da Dio, quindi direi che siamo in pista, siamo prontissimi. Quest'anno nuovamente tanti gruppi scelti, selezionati e quindi di qualità. Eh sì, certo, guarda, siamo fortunati perché abbiamo un grande numero tra cui scegliere, perché diverse centinaia tutti gli anni ci mandano il materiale per suonare, quindi riusciamo a fare comunque una buona selezione, credo. Comunque la gente apprezza tutti gli anni la musica di qualità, è il nostro punto forte che portiamo avanti da 16 anni e per ora nessuno delle band che ha suonato ha deluso le aspettative, anzi veramente, qualcosa ci ha lasciato anche piacevolmente di stucco. Una particolarità del Miscela Rock Festival è che da mezzanotte la musica si ascolta in cuffia. Sì, è da ormai 3 anni che abbiamo lanciato questo progetto, un po' per venire incontro alle esigenze dei cittadini in centro città, perché comunque siamo in pieno centro, abbiamo un ospedale vicino, tanti condomini e quindi un po' per introdurre sempre qualcosa di innovativo in quello che facciamo. Quindi da mezzanotte in poi questa sera ci saranno 3 DJ in contemporanea sul palco che potranno essere ascoltati esclusivamente con l'uso delle cuffie wireless che noi metteremo a disposizione gratuitamente del pubblico. Una vera e propria battle? Una battle, a colpi di beat, a colpi di dischi e sarà bello. L'anno scorso ha vinto il collettivo HB che quest'anno verrà a difendere il titolo. Ci saranno DJ Orange e il collettivo Mob Ross di Aosta che proveranno a portare a casa lo scettro della battle. Qua alla fine serata tutti quelli che hanno una cuffia in mano dovranno alzarla del colore che rappresenterà il DJ che hanno scelto di votare. Il DJ che avrà più colore, più votazioni, alla fine sarà quello vincitore. Un'altra particolarità di quest'anno è anche godersi la città in silenzio. Sì, esatto, abbiamo lanciato una nuova idea, che è quella di andare in giro per le vie cittadine del centro, provare una nuova esperienza di cultura, un silent tour con l'utilizzo delle nostre cuffie, che si è legato a un'altra attività interessante, sportiva, Silent Pump. Hanno fatto questa mattina una vera e propria sessione di sport, tutti in cuffia con la musica, l'istruttore, erano carichissimi ed erano bellissimi da vedere. Come sempre, Miscela Rock Festival non è solo musica, ma è anche sociale. Beh, un'altra nostra caratteristica è questa, comunque cercare di legarci a delle associazioni che per noi rappresentano magari qualche progetto importante, qualche progetto vivo. E quest'anno, come sempre, come ormai 8-9 anni a questa parte, sosteniamo Toa Donlus, che è un'associazione di Torino con un ponte sull'Etiopia, dove noi praticamente raccogliamo parte degli incassi derivanti dal food and beverage per donarli a questo progetto, che si occuperà di fornire a dei bambini in età prescolare in Etiopia del cibo per mangiare. Quindi loro, che sono tra l'altro qua con noi, hanno anche delle bellissime cose da poter regalare. È un progetto a cui noi teniamo molto e che speriamo che si allarghi e ci sia sempre più gente coinvolta. Toad, una onlus che collabora col Miscela Rock Festival. Cos'è Toad e in che senso collabora? Sì, allora noi collaboriamo da 9 anni, dal momento in cui è nato questo progetto ad Addis Abeba, dove io ho lavorato per molto tempo e dove ho incontrato questa realtà di questa scuola molto povera, con situazioni appunto di donne e bambini in grave disagio. Toad è nata poi a Torino nel 2013 per poter appoggiare questo nostro progetto di sostegno a quella che noi chiamiamo la scuolina di Addis e quindi di poter poi in qualche modo avere una visibilità sul territorio italiano, soprattutto torinese e piemontese, ecco, per poter operare soprattutto in trasparenza, che è quello comunque che a noi interessa, no? Chiunque voglia può venire ad Addis, è stato così per molti, a trovare i bambini, a lavorare con i bambini e qualsiasi versamento, qualsiasi offerta, qualsiasi mercatino come questo
prevede il totale guadagno dedicato al progetto. Noi non abbiamo costi e quindi tutto quello che raccogliamo va direttamente alla scuola. Quindi un progetto, quello che portate avanti anche nell'ambito del Miscela per aiutare i bambini di Addis Abeba? Assolutamente sì, il Miscela appunto è nostro partner in questo progetto da molto e la nostra forza è poi stata negli anni proprio questa, no? Di sensibilizzare, di portare questi bambini un po' qua. Molti se ne sono innamorati e chiaramente la classica e semplice frase dell'unione fa la forza, in realtà è poi quello che a noi ha permesso e permette tuttora di continuare ad andare avanti, per cui con loro c'è questo scambio reciproco, noi siamo al loro festival e loro saranno al nostro come sempre stato. E a questo proposito appunto dico che il 21 luglio a Cascina Roccafranca Toad avrà una serata di Afro Taranta all'insegna della musica e di nuovo della condivisione del progetto attraverso questo festival che ormai è già alla sesta edizione.